è uno dei componenti della, da cui benedetta il primo della scuola fiorentina sulla libertà di informazione, è un gruppo di docenti e di studiosi che fin dagli anni 70 ha approfondito questa tematica a livelli altissimi. Capostipite di questo gruppo era il maestro peraltro del professor Donati, cioè Paolo Parile, e poi tutta una serie di docenti di quell'ateneo, per cui il professor Kelly, il primo presidente dell'autorità di comunicazione, il professor Desier, il professor Caretti, il professor Zaccaria, che tutti quanti per le loro competenze costituzionalisti sono occupati di questo settore. Il professor Donati, oltre ad essere amico personale, è anche uno dei più profondi conoscitori della materia e oggi è prestato al Consiglio Superiore della Magistratura, per poco tempo speriamo, e il nostro piacere di averlo come primo delegatore di questo convegno. Quindi, professor Donati. Grazie veramente tanto a Roberto. Adesso forse perché accesso il massimo senso. Oh, ecco, grazie Roberto per questo invito e grazie alla facoltà che ci ospita. Devo dire che quando il professor Mastroianni mi ha segnato il tema non sono stato così felice, perché l'argomento di cui io vi devo parlare riguarda il procedimento di assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia e delle recenti pronunce del Consiglio di Stato. È un tema complesso che riprende un lungo e complicato contenzioso che appunto si è risolto poc'anzi e io vorrei cercare di riflettere brevemente insieme a voi su due questioni che questa vicenda solleva. La prima è quale sia l'impatto di queste decisioni, mi riferisco alle decisioni della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, su quel processo di riforma del nostro assetto delle frequenze che è stato avviato con la legge di bilancio per il 2018 e che consiste essenzialmente nella allocazione delle frequenze 700 MHz per i servizi in 5G e per la riallocazione delle nuove frequenze che saranno necessarie per trasmettere con la nuova tecnologia in DVB-T2, Digital Video Broadcasting Terrestre. Il secondo quesito, che si collega a quello che ci ha detto il professor Cardani, da quello che ci ha detto il consigliere Martuscello poc'anzi, riguarda il ruolo dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni in questo processo di riallocazione delle frequenze. Cioè la domanda è se effettivamente quella posizione di autonomia e di centralità che il quadro normativo riserva all'autorità sia stata effettivamente rispettata. Allora, per entrare in media stress, io dovrò brevissimamente ricapitolare la vicenda. Allora, tutto nasce quando la Commissione, Commissione Europea del luglio del 2007, ha rilevato un difetto della normativa italiana che avrebbe riservato soltanto agli operatori già presenti sul mercato analogico l'attribuzione delle frequenze digitali. Quindi siamo nel contesto del passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale. Qui l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, in una delibera del 2009, proprio con l'espresso fine di rimediare alla situazione di distorsione concorrenziale
ravvisata dalla Commissione europea, adotta una nuova disciplina che è volta a favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato televisivo digitale terrestre. E allora, tra tutte le frequenze disponibili, individua 5 multiplex e 3 di questi multiplex vengono riservati ai nuovi entranti e piccoli operatori attraverso una procedura di beauty contest e altre 2 vengono messe a gara. 2 operatori, Europarui e Persidera, partecipano a questo beauty contest che però viene da prima sospeso con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e poi annullato da parte del legislatore per essere sostituito con una gara onerosa, di cui tutto un lunghissimo contenzioso avviato dalle 2 società che sono state che ha visto coinvolto anche il professor Mastroianni di fronte alla Corte di Giustizia contro i provvedimenti con cui era stato annullato il beauty contest e si era proceduto attraverso una gara onerosa. Allora qui si arriva, ovviamente ragioni di tempo mi impongono di sintetizzare, a queste 2 sentenze del Consiglio di Stato che io non mi azzardo minimamente a riassumervi, vi dico soltanto che la prima è di 85 pagine, la numero 9528, e la seconda è di 123 pagine, sono 2 trattati in materia di frequenze televisive. Per questo quando il professor Mastroianni mi ha segnato questo titolo non ero super felice. Allora, cosa ha detto in estrema sintesi il Consiglio di Stato? Allora, il primo punto che io vi vorrei sottolineare è la riaffermazione del principio sancito con chiarezza dalla Corte di Giustizia nelle sentenze che ha reso su queste case, perché qui in questo contenzioso avviato di fronte al TAR del Lazio, di fronte al Consiglio di Stato, che è stato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia che il 26 luglio del 2017 ha emanato 2 sentenze gemelle. Bene, un punto cardine di queste decisioni della Corte di Giustizia, in particolare quella resa nella causa C560, riguarda l'affermazione dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. Qui la Corte di Giustizia fa proprie le conclusioni dell'Avvocato Generale Cocot, il quale Avvocato Generale delinea un sistema che riconosce al principio di indipendenza delle autorità di regolazione un valore fondamentale diretto a garantire la concorrenzialità del sistema e il principio del pluralismo informativo come richiesti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E allora la Corte di Giustizia, riprendendo le conclusioni dell'Avvocato Generale, sancisce l'importanza centrale dell'indipendenza, dell'autonomia delle autorità indipendenti e quindi dichiara che il provvedimento dello Stato con cui politica aveva prima sospeso e poi annullato una gara indetta dall'autorità per la sede comunitazione, viola questi principi di indipendenza. Questa prospettiva viene ripresa e addirittura rafforzata dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5929, addirittura afferma l'esistenza di una riserva di amministrazione indipendente. Una riserva di amministrazione che garantisce all'autorità nazionale un ambito di regolamentazione sottratto all'intervento delle autorità politiche per garantire il buon esercizio della funzione regolatoria. Allora, sulla base di questa premessa, il Consiglio di Stato annulla i provvedimenti con cui il Ministero aveva sostituito il beauty contest con una nuova procedura onerosa, ma non se la sente di arrivare a dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti successivi pianificatori, e questo avrebbe significato mettere il sistema
televisivo nel caos. Cosa dice l'autorità, il Consiglio di Stato? Dice, richiama la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia aveva detto, guardate che in linea di massima niente impedisce la sostituzione di una procedura di beauty contest con una procedura di selezione onerosa, purché questa procedura di selezione onerosa dei soggetti cui affidare i diritti d'uso delle frequenze avvenga nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Quindi il Consiglio di Stato adotta una sentenza demolitoria di un atto che poi è stato sostituito da successivi atti di pianificazione delle frequenze e invita l'autorità a valutare se ripristinare ora per allora il beauty contest, che è stato interrotto e poi sostituito, beauty contest della che è indetto dall'autorità nel 2009, oppure confermare gli esiti della procedura di selezione onerosa, valutando se questa selezione sia stata effettuata nel rispetto dei principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea. Questa è la prima sentenza, la 5929. La 5928, la seconda sentenza del Consiglio di Stato, interviene su un altro aspetto che era stato toccato dalla delibera del 2009 con cui l'autorità aveva deciso di rispondere alla procedura, alla contestazione della Commissione Europea. Come ho detto, da una parte l'autorità aveva riservato alcuni multiplex ad un beauty contest espressamente rivolto a favorire l'ingresso di nuovi operatori del mercato, dall'altra parte aveva stabilito una conversione delle reti esistenti delle reti digitali disponibili, e aveva sostanzialmente detto questo: delle reti analogiche esistenti non potevano essere trasformate in un corrispondente numero di reti digitali, per cui a Rai e a Mediaset erano stati attribuiti due multiplex, mentre a Telecom Italia, che poi è diventata Persidera, era stato attribuito un solo multiplex. Qui Persidera ha lamentato il fatto che la trasformazione tra 3 a 2 rispetto alla trasformazione in 2 a 1 sarebbe stata più vantaggiosa per gli operatori più forti, e quindi ha contestato il criterio di conversione. Cosa ha detto il Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato ha detto, da una parte, che effettivamente questo criterio di conversione non era corretto. Perché non era corretto? Perché da una parte l'autorità non ha tenuto conto del fatto che delle 3 reti Rai e Mediaset, una per ciascuna era cosiddetta rete eccedentaria, cioè andava al di là dei limiti anticoncentrazionistici previsti dalla legge Maccanico, e quindi avrebbe dovuto essere valutata in ipotesi diversamente. Numero 2, perché il rapporto di conversione più favorevole in favore di Rai e Mediaset non si giustificava alla luce dell'esigenza di mantenere la stessa qualità dei servizi e delle trasmissioni che prima erano effettuate in analogico. Quindi, cosa ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza del 5928? Ha invitato l'autorità a tenere conto nella futura pianificazione delle frequenze della circostanza che in passato è stata effettuata una conversione secondo un tasso, un criterio non compatibile con i principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea, in particolare i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità e quant'altro.
Allora, questo è il quadro che risulta dal dato giurisprudenziale. Andiamo a vedere qual è la fase attuale, cioè qual è la fase attuale di assegnazione delle frequenze televisive per la nuova tecnologia in digitale, nuova tecnologia digitale che supererà quella attualmente in uso. La legge qui interviene, la cosa singolare è che la pianificazione delle frequenze è stata sostanzialmente decisa dal legislatore. La legge di bilancio del 2018 ha stabilito che le frequenze 700 MHz devono essere riservate ai servizi di comunicazione mobile in 5G, mentre le altre risorse frequenziali dovranno essere attribuite al nuovo digitale terrestre. Come? Qui la legge ha fatto una distinzione e ha detto per l'emittenza locale ha disposto una rottamazione. Che vuol dire una rottamazione? Cioè gli emittenti locali dovranno restituire le loro frequenze ricevendo un indennizzo e poi si procederà ad una selezione secondo criteri stabiliti dal legislatore. Per l'emittenza nazionale invece è stato stabilito un'assegnazione, cioè una trasformazione dei diritti d'uso esistenti per le frequenze televisive per il digitale terrestre in diritti, si la chiamano, di capacità trasmissiva per l'esercizio delle reti nella nuova tecnologia digitale, il DVB-T2. Quindi è una procedura di assegnazione interamente predeterminata dal legislatore in cui all'autorità è stato attribuito il compito di stabilire il fattore di conversione. Dopodiché, quindi cosa vuol dire? Oggi abbiamo 20 multiplex nazionali che vengono utilizzati per il digitale terrestre, 5 di Rai, 5 di Mediaset, 5 di Persidera e gli altri uno per ciascuno ad altri 5 operatori, dovranno essere convertiti questi 20 multiplex nei nuovi 10 multiplex nazionali in DVB-T2 previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze che è stato approvato in giugno di quest'anno. Allora, la domanda è, ma in uno scenario del genere, qual è il margine di manovra che spetta all'autorità per le garanzie delle comunicazioni? Allora, come fa l'autorità per le garanzie delle comunicazioni a riprendere, se lo volesse, e a concludere il beauty contest che è stato annullato nel 2012, quando ormai il legislatore ha segnato un processo molto chiaro per l'assegnazione delle nuove frequenze? Come fa l'autorità a ottemperare la decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui gli impone di rivalutare ora per allora una procedura di gara che si è svolta nel 2014? Questo vorrebbe dire sconvolgere quantomeno la base su cui si regge l'impianto normativo della legge di bilancio per l'attribuzione delle nuove frequenze. Ma anche laddove sembrerebbe che l'autorità fosse riservato un maggior margine di discrezionalità, che quella della determinazione del fattore di conversione delle reti digitali esistenti, le nuove reti digitali ad altissima definizione, e anche qui il margine è poco, tanto che il testo sottoposto a consultazione con la delibera 474 del 2018 non può che adottare un criterio di parità. Facciamo un'operazione matematica applicando lo stesso tasso di conversione a tutti gli operatori. E non poteva fare altrimenti. Come si fa? Come farebbe l'autorità a tener conto del fatto che in passato è esistito un vantaggio competitivo a favore di Rai e Mediaset quando c'è un terzo operatore che ha lo stesso numero di multiplex di questi due? Perché se io a questo punto dovessi dare un rilievo a quel vantaggio competitivo passato,
finirei per creare a questo punto uno svantaggio competitivo attuale. Come può giustificare un tasso di conversione diverso per i diversi operatori, insomma, diventa effettivamente una operazione molto difficile. Quindi per questa parte in cui è prevista la conversione dei multiplex, effettivamente il margine di intervento dell'autorità è un margine di intervento limitato assai. Ma lo stesso vale per quello che diciamo l'ulteriore gara, la legge di bilancio, anche il fatto che queste leggi di bilancio qui si sta parlando, io sto parlando del comma 1030, anzi ora vi parlo del 1031 bis, ecco, pensate, si parla di un comma 1031 bis, è una cosa complicatissima. Comunque questo comma 1031 bis della legge di bilancio per il 2018 prevede che laddove si verificasse la disponibilità di ulteriori frequenze rispetto a quelle pianificate dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, queste andrebbero assegnate mediante una procedura onerosa. Ma la legge di bilancio stabilisce dettagliatamente tutti i criteri di questa procedura e non ci inserisce nessuno dei principi che abbiamo individuato, che il Consiglio di Stato ha enunciato nelle sue decisioni. E allora, sulla base di questo, è possibile, diciamo, cercare di trarre una conclusione sul tema pianificazione frequenze e ruolo dell'autorità delle garanzie delle comunicazioni, perché noi abbiamo una disciplina di assegnazione delle frequenze che è quasi interamente stabilita dal legislatore. Il legislatore ha stabilito criteri di attribuzione, quindi conversione dei diritti d'uso per quanto riguarda gli operatori esistenti, criteri di definizione della gara onerosa per quanto riguarda eventuali ulteriori frequenze che dovessero risultare disponibili. Anche rispetto alla determinazione dei fattori di conversione, che è la competenza dell'autorità, i margini sono abbastanza ristretti. Allora qui l'interrogativo che si pone è se questo tipo di intervento non finisca per vanificare quella riserva di amministrazione indipendente che pure il Consiglio di Stato ha riconosciuto in ossequio ai principi dettati dalla Corte di Giustizia. Tra l'altro, questo intervento normativo sembrerebbe anche andare contro, e qui concludo e vorrei riallacciarmi alla bellissima introduzione del consigliere Martuscello sul nuovo codice codice europeo delle comunicazioni elettroniche, perché sì, è vero che questo nuovo codice non rafforza quanto ci saremmo aspettati le competenze delle autorità nazionali di regolazione, però tra i compiti che sono espressamente riconosciuti dall'autorità nazionale di regolazione c'è anche quella di provvedere alla gestione dello spettro radio. Tra l'altro, nei principi del nuovo codice, a mio avviso, è possibile rilevare proprio una volontà di rafforzare la posizione di indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione, e questa volontà si collega ad un impianto più generale che ha finito per cercare di costruire un sistema di regolazione indipendente anche al riparo dell'influsso della Commissione. Non è un caso che la Commissione non faccia più parte del comitato di regolatori del nuovo PEREC, quale risulta dal regolamento approvato in contestualità dell'approvazione del codice europeo della comunicazione. Allora, secondo me, e questo è un elemento di riflessione, la riconduzione delle scelte di gestione dello spettro radio a livello politico per certi aspetti contraddice quel modello di regolazione delineato dal diritto dell'Unione Europea che vorrebbe valorizzare il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di regolazione. Grazie. Grazie.
Grazie mille a professor Donati, in effetti si tratta di una vicenda annosa e molto intricata, soprattutto se si vuole cercare di risolvere oggi questioni che invece avrebbero dovuto essere affrontate in maniera un po' più attenta, almeno negli anni fa. In ogni caso adesso